Il Consiglio nazionale della Coldiretti ha deciso l'avvio della mobilità. Sindaco Alberto Finazzi. Grande successo in Alta Valle Camonica per la seconda edizione della B-Bike di Valpaghera. È il momento della nostra pagina sportiva. Sono Natale Bettineschi nelle mountain bike ed Enzo Gnani nelle bici da corsa, i vincitori della seconda edizione della B-Bike della Valpaghera, gara che si è svolta domenica in Alta Valle Camonica, organizzata dall'associazione Vezza Bike. Vediamo. Paesaggi stupendi, una splendida giornata di sole ed un buon numero di partecipanti. Sono questi gli ingredienti che hanno fatto della seconda edizione della B-Bike della Valpaghera una manifestazione ben riuscita sotto tutti i punti di vista. La gara, organizzata dall'associazione sportiva Vezza Bike, presentava due percorsi distinti. Il primo di 30 km per la mountain bike, il secondo di 40 dedicato alle bici da corsa. La partenza è stata data per entrambe le categorie da Piazza 4 Luglio a Vezza d'Oglio. I primi a partire sono stati i corridori su bici da corsa. Ad aggiudicarsi la vittoria, abissando il successo della prima edizione dell'anno scorso, è stato ancora una volta Enzo Gnani. Ma sì, direi che anche quest'anno mi sono ripetuto vincitore ancora, nonostante il cambio di percorso. Meglio anche come cambio di percorso dell'anno scorso, era proprio un po' corta come gara. Quest'anno c'erano avversari più difficili da superare, comunque è andata bene ugualmente. Un percorso diverso, il giudizio? Molto buono, bisogna stare attenti un po' forse alla chiusura delle strade perché c'era un po' trafficato, comunque come percorso in sé molto meglio. La gara com'è andata? Ma è andata bene, sono stato praticamente con i battistrada, praticamente sono sempre stato nelle prime posizioni, ho vinto il Gran Premio della Montagna e dal Gran Premio della Montagna mi sono portato avanti nella discesa, ho avuto solo un avversario con me, Benedetti, l'ho trainato sulla salita come da accordi, mi ha chiesto se lo portavo all'arrivo, poi gli ultimi 500 metri me ne sono andato. Nella gara dedicata alle mountain bike è stato invece Natale Bettineschi, portacolori della S Boario, a tagliare per primo il traguardo, dopo una gara condotta senza particolari problemi dall'inizio alla fine. Sicuramente complimenti agli organizzatori, sono venuto volentieri anche perché sono vicino a casa e loro meritano perché hanno un bel impegno sia organizzare la mountain bike e la bici da corsa, non è facile, loro ci riescono, complimenti. Tracciato molto bello, molto veramente, un paesaggio fantastico, salite non impegnative, abbastanza lunghe ma non impegnative di più, discese bellissime, leggermente tecniche, non pericolose, complimenti perché il percorso è veramente valido. Gara condotta senza forzare troppo, tra l'altro dopo una grande fatica che hai fatto ieri, terzo ai campionati italiani. Sì, ieri è stato veramente dura perché c'erano 37 gradi, un'umidità al 90% in provincia di Torino. Una gara a eliminazione perché era veramente dura, hanno un po' esagerato coi tempi, abbiamo impiegato 2 ore noi amatori che di solito si va sull'ora e mezza. Veramente dura, sono contento perché sono riuscito a finirla e ho fatto un bel piazzamento, non ci speravo. Ecco. Positivo il bilancio finale degli organizzatori, che danno quindi già l'appuntamento all'anno prossimo per la terza edizione della B-Bike della Valpaghera. Sicuramente vi diamo l'appuntamento all'anno prossimo e speriamo che chi quest'anno si era iscritto si iscriva anche l'anno prossimo e porti comunque ancora amici. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno collaborato, non posso fare nomi perché altrimenti staremo qua tutto il pomeriggio perché sono veramente tanti, tutte le associazioni di Vezza d'Oglio, ringrazio sicuramente il Comune perché ha messo a disposizione le proprie strade, le proprie strutture, ringrazio la Prefettura e ringrazio comunque tutti i volontari che a vario titolo hanno collaborato per la riuscita di questa manifestazione e ripeto vi aspetto l'anno prossimo. Tanti bambini alla scuola.